Ciao ragazzi, qui Nicola di Ligno Coclima, come al solito. Prima della sigla, cos'è che tutti dicono di questo super bonus e cos'è che invece in pochi ti dicono? Vai con la sigla. Benvenuti ufficialmente in questo nuovo video in cui andremo a raccontarvi qualcosa di particolare. In quanto tutti sappiamo ormai quali sono effettivamente gli interventi che sono possibili, quindi gli interventi trainati e gli interventi trainanti. Sappiamo che ci sono il cappotto, il fotovoltaico, i serramenti, il rifacimento della copertura e altri interventi. Quelli diamo per scontato che li sappiamo tutti. Vediamo quali sono effettivamente gli interventi invece che non possiamo fare. O meglio, magari dobbiamo sfruttare un altro bonus, come può essere l'eco bonus al 50%. O il bonus facciate al 90% se ricadiamo nella zona A o B, eccetera, eccetera. Partiamo da un concetto, fondamentalmente. Per sapere cosa si può fare, ormai lo leggiamo ovunque, sul web, sui giornali, nella pubblicità, alla TV, ovunque. Bene, ma quello che non possiamo fare, dov'è che lo leggiamo? Lo leggiamo tra le righe, quindi non è un qualcosa di così banale, richiede ovviamente un certo approfondimento, un certo dettaglio, un certo studio. Infatti è ormai un anno che ci siamo dietro a studiare tutti questi micro cavilli. Tutti caccia oggi scuola guida di caccia, tutti che rompono la barriera del suono. È andata alle Maldive questa di là. Vabbè, ok. Quindi abbiamo capito com'è facile ormai sapere, conoscere quelli che sono gli interventi possibili, ma quelli che non possiamo realizzare richiedono molto studio, approfondimento e soprattutto andare nei minimi cavilli, nei minimi dettagli di quelli che sono i decreti che sono stati emanati dal governo. Noi ormai è un anno a questa parte che studiamo, approfondiamo e dettagliamo sempre maggiormente questo capitolo, questo tema super bonus, e quindi li abbiamo un po' scovati. Ah, ma quello non rientra? Ah beh, ma dai, questo qua rientra. Ah, ah no, non rientra? Neanche quello? Porca Eva. E questo perché ci teniamo a sottolinearlo? Perché anche confrontandoci con altri tecnici e imprese che stanno in qualche modo anche loro affrontando questa tematica dei super bonus, ci rendiamo conto che c'è ancora, passatemi il termine, un termine buono, ignoranza, molta ignoranza in giro. Cioè mancano ancora molti di questi aspetti del non posso fare perché, non posso fare per cosa. Quello che si può fare, quello invece lo sappiamo tutti. Di questo siamo convinti. Partiamo con questi 5 interventi che non sono ammessi direttamente nel super bonus 110%. Numero 1, pompa di calore abbinata alla caldaia esistente. Questo perché? Perché lo Stato ti dice se hai una caldaia esistente e vuoi installare un sistema ibrido, così chiamato, che è costituito da una pompa di calore e da una caldaia a condensazione, cosa succede? Lo Stato ti dice ok, puoi installarvelo, basta che sia realizzato così dalla fabbrica. Io lo prendo dalla fabbrica e lo installo nella mia casa. Altrimenti non posso dire ho già questa caldaia qui esistente, posso aggiungere questa pompa di calore e far finta che sia un sistema ibrido costruito da me o dall'idraulico? No, questo non è concesso, quindi io devo prendere l'intero pacchetto e andarlo a installare in casa mia. Ovviamente andando a smaltire quella che è la caldaia o la pompa di calore esistente. Questo è il numero 1. Numero 2. L'accumulo elettrico dedicato all'impianto fotovoltaico. Uno dice, vabbè, ma io tanto l'impianto fotovoltaico ce l'ho già, installo semplicemente l'accumulo elettrico, così ho bisogno di stoccarmi dell'energia elettrica, ce l'ho sempre a disposizione. Allora, in via teorica ci siamo. In via pratica però, da quello che dicono i decreti, non è possibile. Cioè io devo, per poter installare una batteria di accumulo elettrica, installare anche un nuovo impianto fotovoltaico o integrare
quello esistente. Quindi se ho un impianto fotovoltaico esistente non posso installare solo la batteria di accumulo elettrico. Sì, questo non lo sapevo. È un po' perché tipo c***a già il fotovoltaico sul tetto. Quindi devi aggiungere un pannello. Ma se non hai spazio sul tetto devi togliere due pannelli. Cioè sei un po' borderline. Cosa metti un pannello? Fai intervento metto, per un pannello. Metto un pannello così che mi piglio anche il fotovoltaico. Cioè sì, però è un po'. È una classica cosa all'italiana. Sì, esatto. Allora, piccola considerazione fatta con regista. Apro e chiudo una parentesi. In sé è corretto il fatto di dire io vorrei un accumulo elettrico anche se ho l'impianto fotovoltaico già esistente, ma ricordiamoci l'obiettivo principale di questo super bonus è quello di riqualificare l'esistente. Quindi in realtà se io ho già un impianto fotovoltaico esistente, con la batteria non miglioro la classe energetica neanche in via parziale, se vogliamo. Quindi con l'installazione di nuovo invece impianto fotovoltaico, in quel modo incrementerei ovviamente il tasso e la percentuale di energie rinnovabili. Proprio per questo viene richiesto sia uno che l'altro. Numero 3. Capitolo ombreggiamenti, che possono essere le tende tecniche, gli avvolgibili o gli scuri. A noi ci è già capitato con qualche incontro nelle ultime settimane in cui un cliente, il proprietario di casa, ci chiede: ma scusa, io ho gli scuri che non sono neanche tanto vecchi, posso andare semplicemente a rettificarli, fargli dare una pitturata, un attimo da renderli più belli anche esteticamente? La domanda è lecita, ovviamente. La risposta è no. Si parla solo di sostituzione, quindi smaltimento relativo, con l'installazione di nuovi ombreggiamenti. Altra pillola sempre su questi ombreggiamenti. E allora io, ok, demolisco tutti i miei ombreggiamenti, tutti i miei scuri, per dire, e ne installo di nuovi. Quindi sul lato nord, sud, est, ovest. Lo Stato ti dice no, perché il mio obiettivo è sempre quello di riqualificare energeticamente le case. Allora, a nord, l'ombreggiamento è fondamentale a livello energetico? La risposta è no. Quindi se il sistema di ombreggiamento è già, tra virgolette, incluso, inglobato all'interno del serramento, che c'è da capire anche qui esattamente come dovrebbe funzionare questa cosa, allora sì, altrimenti gli ombreggiamenti a nord non possono rientrare nel super bonus 110%. Numero 4. Il manto di copertura in coppi o tegole. Lo smaltimento dei coppi o delle tegole esistenti e la fornitura e posa del nuovo manto di copertura è concesso dal super bonus 110? La domanda ovviamente è lecita. Io dico: magari intervengo sul tetto, devo smontare le tegole esistenti per andare a installare il nuovo isolamento termico, le nuove guaine, eccetera eccetera. Ma attenzione, se l'asseveratore nella sua asseverazione tecnica convalida il fatto che il manto di copertura magari è vecchio, è effettivamente da rifare, allora sì, possiamo farle rientrare. Quindi solo se l'asseveratore dice assolutamente in questo intervento è indispensabile perché le tegole sono mezze rotte, sono vecchie, ok. Altrimenti, se l'asseveratore non si sente di asseverare questa cosa, potremmo farle rientrare però nel 50%, quindi nell'eco bonus sempre al 50%. Ovviamente l'isolamento termico della nuova copertura in ogni caso rientrerà al 110%. Ovviamente sempre per un discorso del miglioramento energetico, appunto, al quale ambisce lo Stato italiano. Numero 5. Canali di gronda e i pluviali. Partiamo col botto: smaltimento dei canali di gronda e dei pluviali esistenti e fornitura e posa dei nuovi. La risposta è no. In questo caso cosa ci dice? Nel 110 può rientrare lo smontaggio e il rimontaggio dell'esistente. Quindi stiamo attenti, perché se prevediamo di smontare, dopo magari si imberrano, si rovinano, si storgono questi canali di gronda e questi pluviali, dobbiamo pagarceli a parte. Attenzione però, che se rientriamo nelle zone indicate dal bonus facciate 90%, allora in quel caso possiamo farli rientrare, perché
lo Stato considera la facciata anche comprensiva dei canali di gronda, che sono appunto in vista in facciata, e anche ovviamente dei pluviali che scendono a terra. Quindi anche questa è un'opportunità da considerare. Piccola considerazione finale a conclusione di questo video. Ve lo diciamo ormai da diversi mesi, da diversi video. L'opportunità del super bonus 110% è un'opportunità da cogliere assolutamente al volo, quindi noi siamo molto positivi rispetto a questa tematica. Assolutamente, abbiamo ben capito anche negli scorsi video che non è tutto gratis, ma appunto è un'opportunità per dire: io avevo già un po' intenzione di riqualificare, di ristrutturare la mia casa, una parte degli interventi magari riesco a non dover sborsare dei soldi perché me li dà lo Stato per riqualificare casa, ben venga. Assolutamente. Ovviamente non deve essere inteso: ah, ok, e adesso c'è il super bonus, allora io riqualifico casa, tanto è tutto gratis. No, dovevo già avere una mezza idea di riqualificarla prima, e ora questo incentivo, questa opportunità mi dà un supporto molto importante. Quindi questa è una considerazione fondamentale da non dimenticare. Questo per dire cosa? Che se ho voglia di fare una ristrutturazione, diciamo anche più importante, rifare i marciapiedi fuori, rifare delle tramezze interne e così via, posso sfruttare in parte il 110 e in parte il 50%, quindi vado a integrare sia a livello economico che a livello di appunto di trazione, di opportunità, quelle che sono le lavorazioni che voglio fare in più perché avevo in realtà già in mente prima di farle, e riesco ad arrivare all'obiettivo del miglioramento effettivo di tutta la mia casa. Come sempre, a chiusura del video, se ti è piaciuto un bel like come riconoscimento del tempo che stiamo ben volentieri investendo, puoi iscriverti qui sotto al nostro canale come sempre, supportarci. Puoi scriverci anche qui sotto nei commenti se hai alcune considerazioni a riguardo, se hai appreso qualcosa di diverso in questi mesi. Non ci rimane che salutarci, ci vediamo al prossimo video.